Salve a tutti, io ho questo vecchio avvitatore barra cacciavite, insomma elettrico della Bosch, è bello vecchiotto, scusate se lo metto così si legge pure meglio. Ce l'ho da tanti anni e oramai succede sempre così, purtroppo agli oggetti che utilizzo una batteria, la batteria è esausta, inutilizzabile, oramai l'ho anche tolta, da qui dentro non c'è più. E me lo sono messo da parte in attesa di avere qualche idea. L'idea mi è venuta. Sto giocando adesso con i supercondensatori, nella fattispecie questo da 700 farad, e l'idea è quella di utilizzare al posto della batteria questi qui. Questi hanno una tensione nominale di 2,85 volts, questo modello qua almeno. Il motore utilizzava una tensione di 2,4 volts. C'era una basetta da appendere al muro dove poi si attaccava questo in carica. Lo stesso alimentatore già l'ho usato per fare le prove di carica di questi condensatori. Ci metto un bel po' a caricarli, però la cosa potrebbe essere anche interessante perché questo lo posso lasciare lì. Ci dicono che a differenza delle batterie che se le lasciamo sotto carica si rovinano, i supercondensatori li possiamo lasciare sotto carica tranquillamente, non succede nulla perché i cicli di carica e scarica dei supercondensatori sono notevolmente maggiori rispetto a quelli delle batterie, siano esse a litio. Questa mi sa, manco ce l'aveva a litio, non so come sono, l'ho comprato perché a litio ancora non c'erano. Forse c'è scritto pure qualcosa. Nickel cadmio, questo è nickel cadmio. Boh. Allora, l'esperimento è questo, praticamente di aprirlo e fare una prova caricando uno di questi. Fare la prova e vedere se riusciamo ad utilizzarlo. Lo apriamo. Nel frattempo sto caricando il condensatore utilizzando l'alimentatore proprio che alimentatore, carica batteria, che era proprio di questo avvitatore. Ecco, così è meglio perché almeno riprendiamo su banco da lavoro, prendiamo le viti. Prendo anche una calamita, una vecchia calamita per non perdere le viti. Ok, aperto senza tanti guai, eccolo qua in tutto lo suo splendore. Qui c'è la parte del commutatore, scusate, commutatore, eccolo di qua. Qui ci sono i due lembi per attaccare la base di ricarica. Qui c'è il gruppo riduttore e qui abbiamo belli belli i due contatti per la batteria. Ora qui chiaramente succede una cosa, che questo qui dentro non ci va. Questo entra dentro un tubo da un pollice e mezzo, quindi adesso un po' per fare la prova ti tirerò via un paio di fili e poi vedremo, insomma. E intanto eccolo, lo avevo modificato, avevo staccato la base di ricarica perché non la potevo utilizzare, non mi serviva. Ho messo le banane. Abbiamo visto già in un video precedente. Questo è l'alimentatore proprio di questo avvitatore. Eccolo qua. Lo riattacco e sta caricando la batteria. Dal precedente video abbiamo visto che insomma ci mette tanto tempo. Quindi per fare questo esperimento, adesso vedremo un po'. Chiudo senza stringere troppo qui, chiudo anche il davanti in maniera tale da bloccare il motore. Ecco,
Ecco qua, ricolleghiamo, meno con meno, più con più. Ah, però. Ecco, queste sono proprio le sue punte. Prendiamo una vite, una tavoletta, questo non nasce per fare questi lavori ovviamente, quindi è anche troppo bello. Bene, l'esperimento per il momento finisce qui, perché lo scopo era semplicemente quello di verificare se posso modificare un cacciavite elettrico con la batteria esausta e sostituirla con un super condensatore. Ci siamo riusciti, funziona, tanto il compito di questi cacciaviti non deve mai essere gravoso, perché questi si utilizzano in contesti di basso carico, quindi va bene. E quindi l'esperimento è riuscito, potrà, spero, esservi utile. Quindi anche voi potrete cimentarvi a casa vostra a recuperare vecchi attrezzi elettrici sostituendo il pacco batterie con i supercondensatori. Grazie e ci vediamo al prossimo video.